non solo attore, comico e musicista, ma anche un maestro nella pittura di miniature. Stiamo parlando di Lillo, che questa mattina, 2 novembre, ha svelato la sua passione nascosta con un incontro a Palazzo Arnolfini durante la seconda giornata del Lucca Comics and Games, una location non casuale. A Palazzo Arnolfini, infatti, è possibile visitare la mostra dedicata a Lillo, che mette in vetrina un mondo poco conosciuto che unisce modellismo, storia, arte e cultura ludica. La mostra offre uno sguardo dettagliato sulla carriera di Lillo e sulla sua evoluzione come pittore di miniature. Dipingere una miniatura bene vuol dire come fare un'illustrazione praticamente, quindi hai lo stesso identico concetto e approccio che ha un illustratore, specialmente nel fantasy, cioè dove tu crei delle luci che vengono da tutte le parti, crei un'atmosfera con la pittura, e la tavolozza che io uso è la stessa che userebbe un illustratore alla fine per fare un quadro, un'immagine o una copertina per dire. Quindi ecco, ci tengo a far capire che si tratta in realtà di un'attività insomma che si avvicina molto, in certi casi specialmente, probabilmente non il mio, ma in quelli degli altri che stanno lì, si avvicina all'arte pura, secondo me. Ma com'è nata questa passione? A spiegarlo è stato lo stesso Lillo. Ma nasce dal fatto che appunto che io c'avevo un amico quando ero ragazzo che giocava che giocava proprio, insomma, faceva i war games e c'era questi orchetti che a me piacevano tantissimo. Che lui dipingeva tre brush molto velocemente, così allora io, senza giocare, ho cominciato a dipingerli, perché mi piaceva l'oggetto, capito? Mi piaceva la miniatura. All'interno della mostra presente anche una seconda sala dedicata ai maestri, con in vetrina le miniature di importanti artisti come Danilo Cartacci, un'iniziativa che, tramite la voce di Lillo, intende far conoscere questo mondo al pubblico.